Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Buon Natale e auguri a tutti di Stefano, seppur in ritardo, feel like Slowpoke, lol. Ma meglio tardi che mai. Come è andato il Natale? A me è andato, direi, abbastanza bene. Sono contento, mi sono ritrovato con i familiari, vabbè. Comunque sia, oggi siamo qui con una nuova decklist, ossia quella del Mermail aggiornato post-Bosch, ossia Breakers of Shadow, espansione che uscirà questo gennaio, quindi a brevissimo. E niente, tutti i players di questo mazzo o che vorrebbero giocarlo sono in attesa appunto di una carta in particolare, ossia il Prince, carta che veramente sgrava per questo mazzo. Senza perdere altro tempo direi di cominciare con la decklist. Per i mostri abbiamo triplo Megalo e triplo Teus accompagnato da triplo Prince. Cosa fa il Prince? Possiamo mandare un mostro Atlantean dal mazzo al cimitero, eccetto questa carta, per poi andare una carta, scusate, Atlantean dal mazzo alla mano. Se questa carta viene mandata al cimitero per attivare l'effetto di un mostro acqua, possiamo targettare un mostro Atlantean al cimitero e poi evocarlo specialmente. Mi sembra che si possano attivare questi effetti una volta per turno. E infatti sì, ho ragione. A seguire abbiamo due dragoni, carta troppo forte, tre di questi uomini pesce e due di questi. Poi tre gunde, due pike, due linde e poi diva. Diva in questo mazzo dovevano cambiare qui Sea Serpent e cambiarla in Beast perché è veramente una bestia. E poi finiamo il comparto mostri con due maxi. Per le spells abbiamo tripla Instant Fusion, mono Raigeki, mono 1-for-1, poi ho messo monocopia del nuovo tifone, il Twin Twister, poi mono tifone. Allora, qui libera scelta. Potete giocare o due twister, o due tifoni, oppure 1-1. Come vi trovate comodo. Mono salvage, e poi gioco monocopia di questa armatura. Perché? Allora, innanzitutto è searchabile di Megalo. Poi, altra cosa che può sembrare stupida, è che è una carta molto utile contro Monarch. Direte perché? Perché tutti i Monarch nuovi sono dei 2008. Diciamo che con questo possiamo andare a pompare il Megalo e cercare di chiudere il più in fretta possibile, perché l'obiettivo di questo mazzo è chiudere il più velocemente possibile. Infine per le trap abbiamo doppia sfera, due copie del nuovo Solennino e Warning. Extra, ve lo dico molto velocemente, abbiamo doppio Norden, Leo, i tre King della barriera di ghiaccio, Dweller, Castle, 101, Bahamut con questa tizia e il Gaios, Red Ice che mi ha fatto vincere parecchie partite, Zac e numero 11 Big Guy. Mi auguro che la lista vi sia piaciuta, se avete qualche richiesta da farmi scrivete tranquillamente qui sotto nei commenti. E niente ragazzi, ci rivediamo o in questi ultimi giorni oppure direttamente a gennaio, l'anno prossimo, ecco, diciamo così, con la nuova rubrica Stardust vs Monopack e magari sicuramente qualche altra decklist. Quindi nel caso non ci vedremo, vi auguro un buon anno, buone feste e vi chiedo gentilmente di farmi un piccolo regalo, ossia un piccolo mi piace, un'iscrizione, un commento e seguirmi anche sulla pagina Facebook e anche su VMag, la rivista per cui lavoro, ma vabbè. E nulla ragazzi, arrivederci al prossimo video.